Eccoci. Allora, io lavoro all'Università di Venezia, dirigo il laboratorio di Data Science and Complexity, un altro modo per dire studiamo i dati e cerchiamo di capirci qualcosa in maniera più o meno sensata, con un approccio che è un po' ostico sia per gli informatici che per i fisici, proprio perché sta a metà tra i due mondi. Cioè applichiamo delle tecniche di previsione dei modelli predittivi cercando di descrivere il processo come se fosse un sistema network based, no? Network science, ne avete sentito parlare immagino, no? Network science, barabasi. Io ho fatto un anno e mezzo a lavorare al Network Science Institute a Boston, appena finito il dottorato. Ho fatto il dottorato con Elena Nodi e Nicola Santoro, quindi vengono dagli algoritmi distribuiti. Poi ho lavorato un paio d'anni con gli psicologi sociali al CNR e poi mi hanno mandato come vittima sacrificale ai fisici. E è stato un esperimento mai riuscito, l'idea era quella di far comunicare i due mondi tra psicologia sociale e fisica, assolutamente fallito come esperimento, e a un certo punto ci ho avuto crisi di identità, nel senso che faccio, a che servo? Psicologia, fisica, matematica, logica, informatica, algoritmi, per far che cosa? E la risposta è venuta dal tempo che si spendeva su internet quando stavo a Boston, cioè passavo il tempo come un feticista, i lurkers, a leggere i commenti che apparivano sui vari siti web di organizzazioni politiche e cose online, no? Quindi i commenti al sito di Repubblica, i commenti sul blog di Beppe Grillo, i commenti sul Fatto Quotidiano, effettivamente qualcosa di strano succedeva. Poi successe che una pagina Facebook, che forse pochi di voi conosceranno, Siamo la gente e il potere ci temono, conoscete? Intorno a quella pagina nacque un'altra comunità, all'interno di quella pagina, di persone che si divertiva a fare scherzi online, creazioni di informazioni fasulle. Alcune di queste fecero un hype virale non banale, parliamo di milioni di condivisioni, al che andai da Vespignani, il mio capo allora, e gli chiesi: Alex, ma abbiamo questo campione di dati, noi che magari possiamo studiare come si diffondono le informazioni fasulle? E lui fa: semaforo verde, vai, prova, in bocca al lupo. E da allora, un anno di lavoro e poi è andata la condanna. Cioè, praticamente siamo ad oggi che le fake news sono il male del tempo moderno. Cioè, se vi chiedo a voi fake news, no? Fake news sta per notizia falsa, sì, ma un po' più in generale, insomma, allarghiamo un po' il concetto, cioè cerchiamo di come ci è stato passato dai mainstream media, dai giornali, telegiornali, talk show, che cosa sono le fake? Sì, ok, ma con lo scopo di lucro, manipolare, male, distorcere gli ignoranti che votano. Prendere in giro. E una delle soluzioni che viene paventata qual è? Quella del fact-checking, no? Debunking e fact-checking come soluzione effettiva. E se ci fossero esperimenti scientifici che dimostrano che il debunking non serve, anzi peggiora la storia? Tanto che una colonna del debunking apposita, debunking per chi non lo sapesse, smontare le bufale, il Washington Post nel 2015 aveva una colonna che si chiamava What was fake on the internet. L'ultima colonna si chiama What was fake on the internet, this week, why this is the final column, citando i lavori nostri dove si dimostrava che il debunking non serve a nulla, motivo per cui Attivissimo ci odia profondamente e ogni anno ritira fuori l'articolo fatto da Repubblica che citava il lavoro nostro dove effettivamente gli dicevamo che era inutile. Però il punto è questo, siamo tutti un po' portati a credere che sono gli altri, i tonti, i creduloni, quelli che cadono alle fake news. Invece è un po' più complicata di così, perché veniamo da un trascorso storico-scientifico che in qualche modo ci dice che siamo in grado di discernere sempre il vero dal falso. Se provate a fare ricerca in maniera un pochino spinta, un pochino più attiva, vi rendete conto che questa è una delle bufale più grosse che sia mai esistita. Perché se fai ricerca, nella maggior parte dei casi, quella a cui arrivi è una risposta che dipende da un parametro e ha un risultato probabilistico, ovvero se ti faccio una domanda su qualcosa, se funziona o non funziona, la risposta è dipende a volte. Questa è la dimensione. Questa resa oracolare della scienza scricchiola e sta creando non pochi problemi di fiducia rispetto a chi la fruisce. Questa per esempio è una fake news. Prima diciamo informazioni fasulle per manipolare a scopo di lucro. Questo è fake, ma non è a scopo di lucro, cioè, è a scopo di divertimento. Questa? Fake news o fake zebra? Come?
Cioè, non è proprio quadrato, non è proprio così semplice, falso contro vero, notizie vere contro notizie false. Se rischiamo di definire il mondo a sto modo, probabilmente il 99% del mondo non ci sta dentro. Questa io l'ho condivisa, nonostante fosse fake. Cioè, immaginatevi che... Si è accaduzzato. Sì, infatti, immaginatevi che noia. Un social network tipo Twitter, Instagram, Facebook, dove devo condividere solo informazioni vere e certificate. Perderebbe di utilità. Non ci avrebbe proprio senso. Tanto che siamo arrivati a un problema con queste fake news, che l'Oxford Dictionary nel 2016 dice che l'essere umano si lascia più influenzare dalle emozioni che dai risultati fattuali. Cioè, scopriamo nel 2016 che l'essere umano non è razionale. Il premio a Kahneman per questa cosa, il premio Nobel a Kahneman per la scoperta dell'essere umano non razionale, gliel'hanno dato nel 2002. E già, insomma, nel 1700, fine 1700, quando si facevano i draft della questione illuminista, già si teneva da conto l'aspetto emotivo umano versus il lume della ragione. Il problema è che ci siamo un po' fatti i conti male, insomma. Abbiamo perso un controllo di un sistema. E fake news in qualche modo è diventata la clava per attaccare un sistema che non si controlla più. Può essere questa come ipotesi? Cioè, io giornalista, prima controllavo tutto il sistema, filtravo, oggi un po' tutti fanno come gli pare. Tanto che il sistema è talmente attento alla verità che la immagine più, con più like su Instagram è un uovo, ok? Verità assoluta contro 53-54 milioni di like su un uovo. Qualcosa è cambiato. E quello che succede spesso è che cerchiamo di descrivere questo sistema con un paradigma di 200 anni fa. Cioè, parliamo di induttivismo, paradigma scientifico italiano, internazionale, pure americano, pare fermo all'induttivismo. Cioè, la falsificabilità e tanti altri processi non l'hanno proprio digerito benissimo. C'è un po' di resistenza a queste faccende. Tanto che si pensa che la medicina sia la scienza esatta. Cioè, bufala più grossa di questa, insomma, è un po' complicato. Quello che abbiamo provato a fare noi è stato questo, come vi ho raccontato prima, no? Cioè, avevamo 5.000 bufale fatte ad hoc da questo gruppo di persone e abbiamo deciso di sfruttare quello che viene chiamato ad oggi, è passato come l'epoca del diluvio di dati. Cioè, questo è un minuto di internet più o meno, che era questo 2015, dati, questo 2016, 2,5 milioni di post su Facebook, 4 miliardi di persone connesse a internet, 2 miliardi su Facebook, insomma, ce n'è di gente là sopra. A spanne, dalla prima tavoletta sumera, quindi dall'inizio della storia, dalla prima parola che è stata scritta, al 2016 è stato prodotto tanto contenuto quanto ne è stato prodotto dal 2016 al 2018. A spanne. Questa è una overload di informazioni, ma dall'altra parte è pure una risorsa enorme. Perché se smettiamo di fare un po' gli spocchiosi e di accusare gli altri che sono tonti e che siamo straperfetti, ci arrabbiamo quando la nostra idealizzazione dell'essere umano come razionale non torna, forse possiamo metterci a studiare l'essere umano in maniera un pochettino diversa da come abbiamo fatto fino a qualche tempo prima. Possiamo costruire esperimenti su grandi mole di dati. Per darvi un po' sempre spannometrico, noi abbiamo fatto 3 esperimenti grossi, uno su 3 milioni di persone, uno su 55 milioni di persone e uno su 376 milioni di persone. L'ordine. Non si parla più di campione statistico selezionato, ma di tutto quello che sta su Facebook, Twitter e Instagram. Tutto. Cambia la dinamica. E l'idea nasce da quando stavo lì a Boston, c'era David Lazar, quello che poi ha fatto l'articolo Computational Social Science, eravamo colleghi d'ufficio, abbiamo pure parlato di questa cosa delle fake news, e lui mi disse, no, ma secondo me non decolla, salvo poi farci l'anno scorso le Science of Fake News con questa cosa qua. Siamo in contatto, collaboriamo, però insomma diciamo che lui è un sociologo, quelli che fanno le analisi quantitative li vede malissimo, perché gli levi lo spirito di interpretazione, gli levi il potere della supercazzola, fondamentalmente, il potere della supercazzola. Creare, interpretare, scrittura ermeneutica e cose varie. E sta computational social science pure è stata mitificata in maniera aberrante, tanto che adesso si chiama data science, si preferisce evitare il riferimento social. Questo è la distribuzione dei linguaggi nello stato del New Jersey. Guardo i tweet, riconosco in che linguaggio è scritto il tweet, prendo la geolocalizzazione del tweet e lo metto sulla mappa.
ricostruisco la mappa di distribuzione delle varie popolazioni linguistiche su Twitter, guardando Twitter per quanto riguarda le questioni geografiche. No, carino. Questa è la distribuzione del movimento Occupy online. Occupy Wall Street, no? Come era occupato su, come era distribuito su Facebook, geolocalizzando. Un po' più complicata di così, ma non stiamo nel dettaglio. La domanda, perché questa non è scienza? Questa non è scienza. È pubblicata su riviste scientifiche, pure abbastanza importanti, ma non è scienza. Esatto. Non c'è un modello descrittivo della realtà, questo è vero oggi, domani non lo so, non sono tutti, è una distribuzione parziale, questa è una distribuzione parziale, non mi dice nulla del fenomeno, è una bellissima fotografia, tanto che la network science ad oggi i più, quelli con un minimo di onestà intellettuale, la considerano pornografia, perché viene messa in un contesto in maniera tale da rendere fancy le cose. Poi ci sta pure chi la usa per farci degli studi che in qualche modo siano utili. Però utilizzare le network science, le network comunque, sta diventando una prassi abbastanza ridicola e coinvolge qualche migliaio di persone. La comunità scientifica che pubblica su queste cose è abbastanza diffusa. Utilizziamo network per qualunque tipo di discorso, pure quando non servirebbe, pure per fare le correlazioni, adesso utilizziamo le network, insomma è un po' più antica come storia. Poi c'è un altro problema, c'è un'altra crisi scientifica enorme. Metà degli esperimenti che vengono dalla psicologia sociale non sono replicabili. Cioè se li rifaccio non mi danno lo stesso risultato. Significa che li posso tranquillamente buttare. Pure chi li fa non è convinto della bontà degli esperimenti. Questo dice anche il Nobel Kahneman. Kahneman. Israeliano. Kahneman. Quindi c'è un problemone. Abbiamo un problemone scientifico grosso, ci stiamo illudendo che stiamo affrontando la verità, stiamo cercando la verità, la stiamo trovando, non siamo consapevoli di quante e quanti errori mettiamo nel processo di costruzione della realtà. Per cercare di andare un pochino avanti, si è pensato di far parlare mondi separati, humanities e scienze dure. Difficilissimo, perché ognuno è eredito all'altro, cambia proprio il paradigma, cambia proprio il paradigma d'attuazione. Perlomeno, se vogliamo parlare di un metodo condiviso, l'unico metodo che esiste e accettabile è il metodo scientifico, ok? L'unica fase di intersezione è questa. Questo è un framing, il design della domanda. Cerchiamo di intersecare bene una domanda, vediamo i dati che abbiamo a disposizione, in base a quei dati vediamo a quale domanda di interesse per la disciplina interdisciplinare possiamo riuscire a rispondere. Un mio postdoc ha riparafrasato il motto dicendo: prendi i dati, fatti venire in mente la cosa più figa che puoi fare in maniera solida, fallo e pubblica. Questo è un po' il concetto che sta prendendo questa branca. Però partiamo dalla psicologia sociale, non significa che tutto quello che viene dalla psicologia sociale è male, anzi, ci sono cose abbastanza solidificanti. Questo è l'esperimento di Ash del 1951, quindi roba antica e consolidata. La domanda è banale. Tre barrette. Devi dire quale delle tre è lunga quanto la prima. La risposta è A, non c'è piove, ok? Però il problema è che l'esperimento viene fatto in maniera tale che uno, ci sono 10 persone, una sola è la cavia, gli altri sono attori che suggeriscono la risposta sbagliata. Su 18 prove, 12 sono positive per l'inganno. Siamo altamente influenzabili. Ma se gli faccio scrivere la risposta, piuttosto che dirla in voce orale, il risultato è rigirato dall'altra parte. 6 negativi, 18, 12 positivi, insomma, quindi risposta positiva. L'essere umano non è così facilmente prevedibile, o meglio, se proprio la vogliamo di tutta, è altamente prevedibile. La storia del libero arbitrio, un po' le neuroscienze ci hanno detto che, insomma, un pochino scricchiola, abbiamo tutta una serie di cose che stanno cambiando da quel punto di vista, e facciamo fatica ad adeguare il paradigma proprio dell'umanesimo, quello che abbiamo ereditato, di fronte a questo contesto. Beppe mi insegna, insomma, che abbiamo dei deliri notevoli per quanto riguarda la questione dell'intelligenza artificiale in corso d'opera. L'hanno dato in mano ai filosofi e stanno uscendo fuori dei mostri a 8 teste, che non... quel concetto di privacy che viene ridefinito. Insomma, siamo di fronte a un cambio di paradigma, un sacco di cose sono cambiate, nessuno si è posto il problema di come interpretarle, nuovi modelli per interpretarle. Non è che i fisici stessero meglio,
Cioè, io quando sono andato da Vespignani, il primo giorno, i primi giorni, insomma, stavo lì, sono andato lì, ho fatto la proposta, perché non studiamo il contagio sociale come questioni di complex contagion, cioè misuriamo gli stimoli e vediamo che effetto ha sulle cascate. Lui si alza in piedi, prende un pennarello, mi fa il modello, dice questa è un'equazione di campo, questi siamo affetti su tutti, facciamo questa inferenza e viene fuori il modello che descrive. Però poi ci siamo soffermati su un punto. Il virus, l'equazione di campo, mica la scelgo. Virus, cioè non scelgo il virus che più mi piace per l'informazione, sì, c'è l'intenzionalità. Cioè, se vogliamo mantenere la metafora del virus, dobbiamo parlare di un recettore per il virus che contenga intenzionalità, fiducia, attitudini, norme sociali e un altro mostro che viene chiamato confirmation bias. Non so se l'avete mai sentito. Mai sentito confirmation bias? Chi l'ha sentito probabilmente perché è venuto a deriva dagli studi nostri, cioè è stato portato in hype notevolmente da sta storia qui. E poi c'è un altro paradigma, un'altra teoria che viene dalle scienze della comunicazione, ragionevole, dice che una notizia è più riportata dai media, più è percepita come importante. Agenda setting. Problema grosso è che qua a oggi siamo in un ambiente disintermediato in cui l'uovo è quello che diventa elemento dell'agenda. Prima era mediato. C'era qualcuno che, insomma, c'erano tanti giornalisti in giro, ognuno scriveva la sua, poi si riunivano in redazione e decidevano a che cosa dar voce e a che cosa no. Quindi questo ruolo è saltato, questo potere di selezione è saltato. Tante volte, quando si parla di fake news in maniera impropria, con buona approssimazione possiamo dire che probabilmente sta parlando qualcuno di quelli a cui è stato tolto quel giocattolo. Però loro non è che siano completamente innocenti, nel senso, guardate, insomma, tante volte cioè, gli errori più grossi vengono fuori dalla totale incoscienza. Lui non si è fatto nessun problema. Lui ha detto, vabbè, vogliamo semplicemente fornire agli utenti una piattaforma per condividere più velocemente le informazioni che piacciono a loro. Che sta dicendo uno strumento per disintermediare completamente il sistema. Il 51% delle persone si informa direttamente attraverso i social. Si informa attraverso i social significa che la mediazione non viene più fatta dal giornalista o dall'esperto, ma da un algoritmo. Un algoritmo che segue delle dinamiche che vanno a massimizzare i tempi di permanenza dell'utente online. Quindi ti passano informazioni in una zona di comfort, cose che hai già visto. Avete mai provato a seguire Spotify random? A un certo punto c'è cioè uno deve staccare perché ti passa sempre la stessa musica, cioè la stessa tipologia. Se c'è voglia di cambiare non ti dà suggerimenti particolari. E siamo filtrati, quello che prima filtrava adesso è un algoritmo che si basa sulle nostre preferenze e le preferenze dei nostri simili. Sembra una cavolata. Però è fondamentale, cioè è l'elemento base che porta al capovolgimento del processo. Il problema infatti è la qualità dell'informazione. Avete mai visto un paperastoro? È un esperimento fatto in un laboratorio dove hanno mischiato una papera con un castoro, un organismo geneticamente modificato. Chi non ha mai visto un ornitorinco, a questa ci casca. Ok? Oppure le catene su WhatsApp. Poggia le dita sui gattini, condividi l'immagine scrivendo la parola ebola e guarda cosa esce. I contenuti tutto sono tranne che orientati ad un concetto di verosimiglianza e verità. Anzi, sono molto più simili, non so se avete mai siete familiari con il surrealismo, con il dada, come diciamo, siamo molto più vicini a lì che a un concetto di verità. E poi i giornalisti ce l'hanno a morte con le fake perché gli hanno tolto il potere. Però, esempio plateale. Luglio 2015. Siamo alla Quantico University, cioè che fa con i militari, insomma, roba così, fanno una conferenza stampa in cui annunciano che ci sarebbe stata un'esercitazione militare sul suolo del Texas. No? Esercitazione militare. C'è il live tweet dei giornalisti. Avete presente un po' il gioco del telefono come funziona? C'è uno dice una cosa, passa, passa, passa. In qualche ora, esercitazione militare sul suolo del Texas diventa Obama vuole fare un colpo di Stato. Chi ci casca? Chi ci casca? Tutti. Greg Abbott, il governatore del Texas, chiama la Guardia Nazionale e dice ragazzi, in campana che qua si parla di Obama che sta per fare un colpo di Stato. Cioè,
sistema disintermediato con un cervello che commette continuamente errori, riapprossima, riaggiorna, è un potenziale esplosivo. Ma bello, non necessariamente brutto, siamo condannati all'apocalisse, insomma. È un processo, siamo nel mezzo di un cambiamento epocale, più grosso dell'invenzione della stampa a caratteri mobili. Perché adesso tutti, chiunque, a sforzo zero, può accedere a un'informazione e può trovare l'informazione che più gli piace. A sforzo zero. Questa fa parte del campione che abbiamo studiato. Quando il governo non fa ciò che il popolo vuole, va cacciato con le mazze e con le pietre. Pertini, Dixit. Smentita, non si sa quante volte, non è vera, è una bufala. Ancora circola. 3,5 milioni di condivisioni. Fino a che Facebook non ci ha chiuso i bocchettoni per scaricare i dati, abbiamo contato 3,6 milioni di condivisioni. Okay. L'effetto è tale, l'impatto è tale che i forconi, quando organizzavano la protesta sotto il Parlamento, la misero sul flyer per invitare le persone a protestare. Io stavo qua a Lucca all'epoca quando stavamo facendo quando stavamo modellando questi risultati. Stavo davanti alla televisione, vedo Santoro che intervista il capo dei forconi e c'ho l'illuminazione e l'ho fatta. Praticamente l'ho salvata, c'ho lo screenshot e ve la passo, l'illuminazione sul perché si diffondono le informazioni false. No? Che in parte? Chi se ne frega se l'ha detta Bertini? Non c'ho tempo da perdere. Qualcun altro l'ha detta. Sta lì in mezzo. Qualcuno ci ha creduto e l'ha condivisa. Quest'altro invece l'ha fatto un cappellaio di Firenze, un artigiano cappellaio di Firenze, Dino Ballerini. Senatore Cirenga. Non esiste. È una pagina Facebook che abbiamo fatto di un tizio che si chiama Senatore di nome e Cirenga di cognome. Ok? Quando abbiamo fatto gli studi, abbiamo fatto un'intervista fittizia al senatore Cirenga che si arrabbiava perché uno studio scientifico aveva detto che lui non esisteva. Questa è Dada. A Venezia ho proposto di far chiamare il laboratorio Dada Lab, non me l'hanno fatto chiamare perché data analysis era troppo, insomma. Troppo Dada. Sì, troppo Dada. Insomma, sto senatore Cirenga propone, in teoria, su sta bufala, propone di finanziare i parlamentari con 134 miliardi di euro, in caso non vengano rieletti, per trovare un posto di lavoro. Dettaglio non banale. Il testo che accompagnava l'immagine diceva chiaramente: se credi a sta cosa sei un boccalone. Cioè era esplicito. 35.000 condivisioni la prima settimana, 1.600.000 a oggi, cioè fino a quando Facebook non ci ha chiuso i bocchettoni dei dati. Parliamo di maggio di quest'anno. Ma dell'anno scorso, scusa. Eppure questa è entrata nel giro dei forconi. Vabbè. Senti, ora voi non ne parlate. Voi state parlando di fare i fondi. Avete fatto una cosa, avete fatto un fondo per i deputati, che prende il fondo dei deputati. Vi dovete vergognare, Cioè chi se ne frega se è vero o falsa. Però adesso scommetto che tanti di voi stanno pensando che quello dei forconi appartiene ad una classe sociale disagiata, poco istruita, che si arrabbia facilmente e che quindi tendenzialmente è più tonta degli altri, giusto? Quanti lo pensano? Il problema è che se siamo tutti quanti posti in un contesto a noi familiare e favorevole, tutti possiamo fare lo scivolone. Bias significa scivolone. Bie, deriva dal francese, al provenzale, bie, scivolone. Questo è l'esempio, questa è un'intervista che hanno fatto a me, ok? Su Wired Italia, 2016-2015. Abbiamo fatto uno studio dove veniva fuori che i complottisti si comportano tutti allo stesso modo, sono tutti uguali, più o meno a livelli di pattern di comportamento. L'intervista c'è scritto Walter, c'è scritto 5-6 volte il nome mio. Quindi se hai letto l'articolo è ragionevole assumere che tu abbia, ok, letto l'articolo. Qua entro e faccio il troll, il simpaticone, dicendo: ah vabbè, allora siete meglio voi che vi informate sulle fonti di informazioni ufficiali come CK o Quark,
Cioè faccio il complottista, l'ho offeso, il complottista offeso. 3 minuti dopo arriva il genio e calla, hai letto l'articolo, punto interrogativo. Ci abbiamo messo 20 minuti per fargli capire che ero io l'intervistato. Continua, cioè, insomma, c'è ancora online, oltretutto, non è che non l'hanno tolto. Quindi è un po' chiaro, no? La tendenza ad accusare gli altri, a sentirsi superiori agli altri, ce l'abbiamo, un po' innata, soprattutto se uno è un po' erudito. Stavo studiando l'anno scorso da Stanford, psicologia sociale, quindi da prendere con le pinze, però pare che uno più ha studiato, più è erudito, più è strutturato, meno cambia idea, più crede alle bufale. Eh? L'elasticità mentale e la plasticità mentale, diciamo, non si acquisisce con lo studio, si acquisiscono maggiori strutture. Quindi non è che siamo tutti un po' più o meno figli della stessa scimmia, se vogliamo essere proprio chi più chi meno, insomma, l'atteggiamento è quello. Resta che dal 2013 il Global Risk Report del World Economic Forum, insomma, World Economic Forum, quelli che organizzano Davos, insomma, gente abbastanza importante, un club abbastanza importante, non puoi partecipare al club se la tua azienda fattura meno di 8 miliardi di euro l'anno, ordine. Dice che fa una mappa dei rischi globali. Tra questi 10, i primi 10, c'è la massive digital misinformation, oggi diventata fake news, talmente tanto importante che nel 2017 il Collins Dictionary dice che la parola dell'anno è fake news. Pensa quanto spaventa sto sistema, quasi, sembra quasi il santo uffizio contro il pensiero eretico, quello che non è più controllabile e che circola in maniera diffusa. E abbiamo detto fondamentalmente che il fact-checking è una soluzione. Però il fact-checking come soluzione, cioè, che significa? Significa che io prendo le fonti, certifico le fonti e verifico se l'informazione è vera o è falsa. C'è una soluzione forte, che tutto, che cosa sia vero o falso. Per esempio, quanti di questi lo vedono blu e nero e quanti bianco e oro? Quanti blu e nero? Quanti bianco e oro? Sto caso, chi se la prende la responsabilità di qual è il colore giusto? Attivissimo? Quindi, ricapitolando, mare magnum di informazione, un sacco di errori che arrivano, vogliamo adesso demandare la classificazione della realtà ad un singolo individuo, il debunker, il fact checker, il giornalista. Cioè la realtà incerta a monte, che se tu per rispondere alla domanda devi prendere un team di scienziati 7-8 interdisciplinari che vengono da campi diversi, e la maggior parte delle volte la risposta è dipende. Vogliamo prendere uno che non è neanche laureato, eppure se fosse laureato sarebbe laureato in una disciplina, non in tuttologia comparata, che ti dice che cosa è vero e che cosa è falso. È un dramma, è problematico. Poi mettici pure l'aggiunta che la scienza dice che sto debunking fa pure danni. La situazione è un po' più complicata di così, un po' più complicata di così. Il problema, soprattutto con le citazioni su internet, è che spesso sono false, dice Albert Einstein. Però come funziona il cervello? Questa è didascalica per capire come funziona il cervello. Einstein, capelli ricci, bianchi, baffi, linguaccia. È parzialmente sovrapponibile. Il cervello richiama per pattern, non c'ha l'immagine perfetta, va a risparmio energetico. Quindi quando processiamo una quantità di informazioni mostruosa, prendiamo più o meno a spanne qualcosa che più o meno ci colpisce, ci piace, ci ricorda qualcosa e la buttiamo lì in mezzo. Ecco che cosa sta dietro le fake. Ecco. Confirmation bias è stato... Allora, adesso stiamo espandendo l'idea del confirmation bias, ma ancora non abbiamo strutturato il discorso. Siamo andati più verso le neuroscienze. Ma il confirmation bias che cos'è? È quella tendenza innata dell'essere umano a interpretare un'informazione nel modo che più gli piace. Ignora informazioni a contrasto. Ok? Se so della Juve, tutte le informazioni che mi parlano bene della Juventus e dei suoi giocatori sono ben accette, tutte le informazioni che mi parlano male della Juventus sono negative. Non me ne frega se sono veri o falsi. Ok? Pare che sia più complesso del singolo confirmation bias, nel senso il confirmation bias è uno di 21 bias che abbiamo nel nostro cervello per processare le informazioni, cioè errori che facciamo nella fase di calcolo e di approssimazione percettiva.
pare che gli ultimi indirizzi delle neuroscienze stiano andando verso qualcosa di un pochino più strutturato, ovvero pare che non esista un sé solo, cioè un'entità monolitica dell'individuo, ma varie voci. Una di queste voci è l'io narrante che mantiene la coerenza narrativa. Questo sarebbe in qualche modo un'estensione del confirmation bias, ma leggermente, qualcosa di leggermente più potente, cioè qualcosa che definisce l'identità. Questa cosa è talmente tanto potente che possiamo arrivare al punto di tollerare la dissonanza cognitiva. Cioè, chi fuma sa che fa male, ignora che fa male. Dissonanza cognitiva. Io fumo. Mettiamo in atto delle strategie per mantenere un bilanciamento. Tutto siamo, tranne che razionale. L'esperimento, veloce, non è niente di complicato. Abbiamo preso tutte le fonti di informazioni complottiste su Facebook italiane e scientifiche italiane. Quindi siamo in qualche modo informare per resistere, censura, anticensura.com, tutte le varie testate di questo tipo. Abbiamo validato con altri se fosse la lista esaustiva. Abbiamo preso tutte le fonti di informazione scientifica, come le Scienze, Scientific American, ok, tutte le fonti di informazione scientifica, in Italia e negli Stati Uniti. 3 milioni di persone in Italia, 55 negli Stati Uniti. L'esperimento semplicemente è stato una perturbazione nel sistema. 5.000 informazioni fasulle, come reagiscono i campioni le persone appartenenti a una delle due categorie, informazioni di debunking, quindi informazioni a contrasto, come reagiscono le persone delle due categorie. Cioè, se tu credi alle scie chimiche, come reagisci ad un'informazione che ti dice che le scie chimiche esistono, l'Islanda ha approvato una legge per non far passare gli aerei contro le scie chimiche e che all'interno delle scie chimiche c'è il Viagra? Fasulla, inventata, creata così, spannometrica. Oppure credi alle cure naturali, come reagisci ad un'informazione che ti dice di curarti la congiuntivite col limone? Ok, 13.000 condivisioni, ok. Che succede quando invece ti vengo con un'informazione fact-checked, quindi con i dati puntuali, le fonti e tutto, e ti dico che le scie chimiche non esistono? Chiaro l'esperimento? Il risultato è banale. Esatto. Il risultato è prima questo. Chi segue fonti di informazione scientifica segue solo fonti di informazione scientifica. Chi segue fonti di informazione complottista segue solo fonti di informazione complottista. Mezzo siamo noi. Il banto mezzo, quello che fa i troll. Ok. Al crescere del numero di like su una delle due narrative, aumenta esponenzialmente la frazione di amici che fa la stessa cosa. Soldoni, a 8 like, cioè l'80% della rete sociale di miei amici virtuali che fa la stessa cosa. Siamo circondati da persone omofile. Il simile cerca simile, chi si somiglia si piglia. Famoso concetto di echo chamber. Tanto che ci hanno dedicato, ci abbiamo fatto un articolo su Scientific American con questi due plot, praticamente. Negli Stati Uniti stessa identica cosa. O tutti da una parte o tutti dall'altra. Sta curva a forma di corna, l'abbiamo chiamata le corna poi in gergo, la ritroviamo dappertutto. Vaccini, Brexit, referendum, elezioni, dappertutto. I simili coi simili, nessuno in mezzo. Pochi in mezzo. Come reagiscono a informazioni che aderiscono alla loro visione del mondo ma contengono informazioni fasulle? L'80% delle interazioni viene fatto da utenti solidamente esposti a fonti di informazione complottista. Ma il risultato peggiore, quello che ha mandato in crisi, penso, mezzo pianeta, compreso il Washington Post, che con questo grafico ha chiuso la colonna del debunking, e Paolo attivissimo, come dici, quattro ciocchi, gli vengono le bolle dietro la schiena, è questo. Le informazioni di debunking le guardano solo quelli che seguono fonti di informazione scientifica. Banale. Cioè non le guardano neanche. C'è una frazione piccola, un 5% di commenti, un 9% di like di queste persone che ci interagisce. E qua il confirmation bias di attivissimo dei debunker diventa: beh, allora per quelli almeno siamo utili. Siamo in grado di convertire qualcuno, parole loro testuali, siamo in grado di convertire qualcuno.
mi fa paura la parola convertire quando si parla di opinioni, poi ognuno veda, faccia da sé. Il problema è che se uno prende il numero di like e commenti giornaliero su fonti complottiste di quegli utenti che avevano interagito con i post di debunking e vede come erano attivi prima e come erano attivi dopo, trova un aumento del consumo di informazioni complottiste. Effetto backfire. Se mi dicono che la Juventus fa schifo, io mi arrabbio, torno dal mio club della Juventus e cerco e parlo di quanto sono stati cattivi e ignoranti questi qua. Anzi, ci sono altre informazioni che supportano la mia visione. Ok? Tanto che se tu vai al debunker e gli fai vedere questo grafico, lui va dai suoi amici debunker e dice che non è vero. Ha capito, va, cioè, va nel debunker, poi torna nel suo circoletto, poi ritorna là. No, semplicemente l'esposizione alla contraddizione fa aumentare il consumo di informazioni complottista alternativa. L'inforzo. Per cercare la conferma se non è vero quello che hai detto. Sì. Se uno legge un banale manuale di psichiatria, quello che si dice è che se uno, un esempio carino, se uno ha la paranoia di essere avvelenato e sta a una tavolata, no? E esplicita la domanda, ma mi volete avvelenare? La risposta più razionale sarebbe, ma no, ma nessuno di noi ti vuole avvelenare. In quel momento strutturi il delirio, perché gli dà una conferma della realtà. Enrico, stai sereno. Esatto. Più o meno sì, quella è la direzione. Con questo ci abbiamo fatto un hit paper, ad oggi è credo il secondo articolo più citato di PNAS dopo 3 anni, e in pratica che è successo? Ah, ok, questo qua è un articolo che abbiamo pubblicato su PNAS, Proceedings of the National Academy of Science, che per gli informatici, per esempio, alcuni informatici hanno detto che è una rivista divulgativa. È abbastanza inquietante sta cosa. Ok. Il discorso è questo. Abbiamo preso questi dati l'anno prima della Science Research Center di Facebook, 2014, escono con un articolo pubblicato su DubDubDub e dicono Can cascades be predicted? Punto interrogativo. Possiamo prevedere i fenomeni virali di massa? La risposta era ni, quasi no. Ok? Questo articolo porta avanti il discorso dicendo che possiamo approssimare la dimensione del processo virale, la size della cascata, semplicemente guardando la dimensione dell'echo chamber. E funziona in maniera abbastanza spaziale. Ci abbiamo una correttezza del 93-96%. Che significa? Che le informazioni vengono condivise soltanto tra persone omofile. Tanto che se tu prendi una bufala, vedi dove è passata una bufala simile, gli utenti che ci hanno interagito saranno quelli più probabili ad interagirci. Banale. Scemo quasi. Divertentissimo. Certo. Questi sono dati da Facebook? Sì. Sì. Però il concetto di omofilo è definito da Facebook stesso. Sì. Gli amici? Allora... Sì, sì. No. Gli amici sono quelli che uno sceglie, però siccome l'algoritmo di Facebook poi decide... Certo. Quindi è lui che decide probabilmente anzi, allora il problema quello è il problema enorme. Il problema è che non abbiamo i dati per studiare quanto sì. che impatto c'ha. È ragionevole pensare che l'algoritmo ci abbia effetto, non sappiamo quanto ci abbia effetto perché non ci danno il mio speed, quello è il, anzi hanno pure chiuso, non danno ancora meno dati rispetto a prima dopo che Cambridge Analytica. Altro dettaglio Cass Sunstein, chi di voi l'ha mai sentito? Stava nell'amministrazione Obama, è stato professore di Obama, Harvard University, studia le giurie, le dinamiche sociali all'interno delle giurie. Ok? Ci suggerisce, leggiamo un suo articolo, lui ha scritto Echo Chamber, un libro Echo Chamber nel 2002, ci suggerisce che esiste una legge di polarizzazione dei gruppi, chiamata polarizzazione dei gruppi, che dice banalmente che due persone che hanno lo stesso credo, ma non credo condiviso, insieme tenderanno ad essere più estreme che se prese singolarmente. Banale, insomma. Siamo andati a vedere se sta cosa in qualche modo emergeva dal sentiment, misurando il sentiment degli utenti al crescere della loro attività all'interno dell'echo chamber, al crescere del numero di commenti degli utenti, come varia
il sentiment espresso. Il sentiment per fare questo esperimento non l'abbiamo fatto con, insomma, con la libreria. Abbiamo preso un sacco di persone, le abbiamo messe a taggare, li abbiamo fatto taggare se il commento era contrario antagonista al post, contrario all'antagonista alla persona. Abbiamo calcolato polarità, soggettività. Quindi abbiamo raggiunto un'accuratezza ottima dell'81%, che è niente, vuol dire che il 20% è sbagliato. Ok? Però a livello di trend, ci dice che più uno è attivo, più tende verso la negatività. Non possiamo dire oltre questo. Cioè l'interazione su Facebook tende a portare le persone verso una comunicazione negativa, esprime emozioni negative, nell'eco chamber. Che succede se due utenti polarizzati di due fazioni diverse si incontrano? Secondo voi? Va ancora peggio. Ora, il recap generale della storia è stato questo. Abbiamo mare magnum di informazioni. Peschiamo l'informazione che più ci piace. Cioè, prima c'avevamo il supermercatino, cioè avevamo la piccola alimentare in cui prendevamo il prosciutto, poca scelta. Adesso c'è un supermercato di 1 miliardo di chilometri quadrati, dove tutto è organizzato in cassettini e facilmente raggiungibile. Dopo un po' di tentativi, trovo l'informazione che più aderisce alla mia visione del mondo. È questione di numeri. Finisco per trovare quello che mi dice. Se io sono convinto che i miniponi esistono, troverò qualcuno che dice che i miniponi esistono. Ok? Se credo che i vaccini fanno male, troverò una pagina argomentata dove dico che i vaccini fanno male. Come sono finito io lì? Ci sono finite tante altre persone. È lì che nasce l'eco chamber. Diventano amici virtuali. L'algoritmo aiuta di molto, perché capisce come si è fatto, quindi te li mette lì già a portata di mano. Creiamo questi cluster segregati. Questa era Le Scienze del 2016. Aprile 2018 ne abbiamo fatta un'altra di copertina di Le Scienze. L'internet di Babele si chiamava. Non l'ho aggiornato ancora le slide, insomma. Però, internet di Babele. Le supercazzole della filosofia di Lévy, Carl Lévy, 94-95, dicevano: internet porterà all'intelligenza collettiva. Internet ha portato alla Torre di Babele. Ognuno parla la sua lingua, ognuno accede all'informazione che più aderisce alla sua visione del mondo, non parla con gli altri. Sassin ci ha fatto i complimenti, ci ha scritto un post sul... questo qua non mi ricordo. Bloomberg View, insomma, c'ha il suo blog, ci ha scritto questo post, addirittura mi ha proposto di scrivere un libro insieme. Ci siamo limitati per ora a scrivere soltanto un articolo con lui. E questo ci ha aperto diverse cose. Lui non è la persona più importante della famiglia. Dentro casa, con lui, vive Samantha Power, sua moglie, che è l'ambasciatrice statunitense all'ONU, ex ambasciatrice statunitense all'ONU, che ha spinto molto questa storia delle echo chamber, tanto che ne ha parlato pure alla graduation ceremony di Yale. Poi vi faccio vedere il filmato più avanti. E suggerisce la soluzione, oltretutto. Quello da cui stiamo lavorando da 3 anni, come uscirne fuori. Dal 2016, il Global Risk Report del World Economic Forum, per quanto riguarda la questione misinformation, massive digital misinformation, che era uscita quando noi avevamo cominciato a studiare queste cose, la scriviamo noi. Global Risk Report del World Economic Forum, Massive Digital Misinformation, segue questo modello che vi sto raccontando. Però ci hanno fatto un'obiezione, giusta, giustissima. Ci hanno detto, nel vostro NAS, fighissimo, bellissimo, esperimento bello, però prendete due narrative che sono troppo contrapposte. È normale che vi viene questa polarizzazione così forte. Giusto, ragionevole. Abbiamo preso un'altra dottoranda, l'abbiamo messa al lavoro, gli abbiamo fatto scaricare i dati per 8 mesi, ha tirato giù 1000 pagine Facebook, tutti i post di 1000 testate giornalistiche su Facebook, listate dalla European Media Monitor. Abbiamo fatto ad oggi l'analisi più grossa in termini di numeri di utenti che sia stata fatta a livello mondiale. Abbiamo analizzato il comportamento dei 376 milioni di utenti su un arco temporale di 6 anni rispetto alle fonti di informazione. Sfiga ha voluto che ci avevamo ragione già dal primo, ovvero più uno è attivo, meno sono le pagine che segue. Io ho 100 like da spendere al giorno, sono attivo su 10 pagine. Ho 1000 like da spendere al giorno, sono attivo su 3. Li spendo su 3.
Focalizzazione, selective exposure, confirmation bias. Fidelizzo, l'attività dell'utente è legata ad una pagina. Poi, non contenti, abbiamo inventato un algoritmo, insomma, algoritmo, se si può chiamare algoritmo, è community detection più bootstrap, insomma, una cosa abbastanza banale, no? Fondamentalmente tu prendi le persone che interagiscono con le pagine su Facebook e poi vai a vedere, in base ad alcuni algoritmi, come queste persone sono attive insieme su determinate pagine, se emergono dei cluster. E poi validi questo cluster con delle tecniche dalla fisica, random walk e cose varie. Quello che viene fuori è che se tu prendi Brexit, la parola Brexit, cioè tutti i post delle news UK che hanno parlato di Brexit, ci siamo? Trovi che o tutti da una parte o tutti dall'altra. Non c'è sovrapposizione di persone. Vi torna? La ricordate questa? L'abbiamo vista un po' prima. La cosa tragica è che se tu parli bene del Brexit, parli bene del Remain a uno che è per il Brexit, quello nei suoi commenti è molto incazzato. Quando commenta. Quindi l'effetto backfire, l'effetto rinforzo, emerge pesantemente anche in questo contesto. Ad esempio, ad oggi, le elezioni, abbiamo avuto l'altro ieri, quanti su Facebook, Instagram, gli ignoranti, questi caproni, gli dobbiamo togliere il voto, no? È mantra. Questo pare che la scienza dica che non aiuta, anzi, stratifica e radicalizza le posizioni. È proprio intelligente far così? Chi se ne frega se è intelligente? Però, insomma, vaccini. Torna. Diciamo vaccini, mi viene in mente qualche nome particolare, penso. Ecco, io non nomino lui perché siamo in contenziosi legali. Con chi? Con Burioni. C'è stato un... Però di fatto l'aggressività cattedratica fa l'effetto backfire. Per quanto uno si appelli alle sue conoscenze scientifiche, questo è un articolo pubblicato su Vaccines, ok, Vaccine, con Cornelia Betch, che è una consulente della World, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, lato psicologia sull'esitanza vaccinale, ok? Abbiamo analizzato questi dati, effettivamente l'esposizione aggressiva, il tono concitato nell'esposizione del debunking, del fact-checking dalla cattedra, non risolve il problema. Fake news, declinato come ce l'hanno raccontato, scricchiola. C'è un mondo disintermediato, l'informazione che non si controlla più, una tendenza naturalmente umana a creare tribù. L'articolo che dimostra che il debunking non funziona l'abbiamo intitolato paradossalmente debunking in un mondo di tribù, debunking in a world of tribes. Questa è in inglese, tutti più o meno ci siamo con l'inglese. Questa è Samantha Power, graduation ceremony di Yale, cerimonia di laurea a Yale 2016. Lei, se leggete nelle righe, soprattutto nella parte finale, lei propone la soluzione, dall'illuminazione. Si sente? Vabbè, allora vi faccio una traduzione. Ecco. Ecco. Lei dice, noi siamo più contenti in un contesto che ci dà ragione piuttosto che uno che ci dà torto, oppure che comunque si ci mette in discussione. È faticosa mettersi in discussione. Lo dicevamo già Kennedy, è una cosa antica, roba vecchia. Però oggi viviamo in un mondo in cui gli algoritmi ci danno e ci propongono una visione stratificata, ci riflette il mondo come lo vediamo. Ci dà un'immagine del mondo come vogliamo vederla. Ok? E creiamo queste echo chamber, modestamente, cioè io stavo in brodo di giuggiole quando si parlava di echo chamber, quel contesto, insomma, sapendo da dove veniva. Stavamo a Lucca, si parlava di noi a Yale, che non è proprio una cosa brutta. E che viene fuori? Che lei dice, se vogliamo rompere la simmetria delle echo chamber, dobbiamo parlare con gli altri, non per convincere della bontà delle nostre opinioni o per zittirli, ma dobbiamo parlare con loro perché potrebbero anche avere ragione. Significa, torniamo a comunicare. Perché se io parlo per me, tu parli per te, sono monologhi, non c'è comunicazione di mezzo. Perché non funziona sta comunicazione?
Allora, ci siamo concentrati con una serie di progetti, un progetto europeo, un progetto finanziato da Soros, ci siamo concentrati su capire quali sono le strategie che rompono, le strategie di comunicazione che rompono la simmetria delle echo chamber. E abbiamo fatto questo lavoro più o meno, che in qualche modo ci ha dato un hint importante. Beppe mi fece una revisione preliminare dell'articolo prima che lo sottomettessimo a Transaction on the Web. E quello che viene fuori è che se tu guardi alla distanza delle posizioni online, il sentiment espresso, il comportamento degli utenti, se tu vai a fare l'analisi dei topic polarizzanti, cioè estrai topic che polarizzano l'opinione pubblica, hai trovato pure il 91% di argomenti che diventeranno argomenti di fake news. Quindi se vado a guardare i topic polarizzanti, è capace che con un po' d'anticipo prendo pure qualche informazione di fake. Per chi è utile? Per un contesto integrato in cui giornalisti, informatici e scienziati lavorano insieme, fanno un monitoraggio di quello che passa lì sopra, tengono d'occhio eventuali informazioni che possono polarizzare l'opinione pubblica. Però questo non va strumentalizzato, perché quando si parlava del discorso c'erano state precedenti amministrazioni italiane, cioè ministri degli interni proponevano il bottone delle informazioni false, cioè la segnalazione dei post falsi che poi dovevano essere processati da una giuria che diceva se era vero o falso. All'obiezione, e se qualcuno mi segnala la pagina di Padre Pio del Vaticano, che facciamo? Chiudiamo la pagina o la manteniamo? È chiaro che non ti puoi arrogare il diritto di dire che cosa è vero e che cosa è falso, a meno che non vivi in un contesto diverso da quello democratico. C'è la censura, l'autorità garante per le comunicazioni ha fatto un tavolo tecnico sulle piattaforme digitali, sono stati bravissimi perché mi hanno chiamato a dirigere il tavolo tecnico, e nessuno si è fatto venire neanche in mente l'idea di parlare di censura preventiva o cose. Si cerca di capire quali sono le strategie che coinvolgono in qualche modo e abbassano la polarizzazione dell'opinione pubblica. Ci stiamo provando con Open Arena, abbiamo finito, dovremmo uscire quei risultati, credo dovremmo fare l'annuncio il 24 giugno, quindi il mese prossimo a Londra. Poi abbiamo fatto degli esperimenti con una nota testata giornalistica italiana, uno dei più importanti, e abbiamo analizzato il tema dell'immigrazione. Come si parla di immigrazione? Abbiamo analizzato le echo chamber intorno all'immigrazione, quali sono le narrative intorno a quel tipo di storie, e abbiamo fatto degli esperimenti, 150 articoli che sono usciti da questa testata, presi per diverse caratteristiche, che andavano a vedere come cambiava, come influenzava questo blocco di informazioni la precedente polarizzazione. I risultati non ve li posso dire perché c'è un disclosure agreement, ma non è chiaro, cioè ancora è strano, molto strano quello che succede. Poi abbiamo fatto la stessa cosa in maniera più larga, su scala europea, coinvolgendo tutti gli attori della comunicazione scientifica europea, e andiamo a misurare le strategie di comunicazione non soltanto sui social, ma pure a livello di engagement emotivo, collaborazioni, seminari, testate giornalistiche, tutto, l'ensemble, per vedere quali sono le migliori strategie di comunicazione in termini di fruizione e di abbassamento della polarizzazione delle aspettative su temi come intelligenza artificiale, vaccini e cambiamento climatico. E poi abbiamo pure, il 23 novembre dell'anno scorso è uscito il primo report AGCOM sulla disinformazione, e fondamentalmente si fa un'analisi puntuale, cioè sono 120 pagine di roba, insomma se uno vuole capire come funziona ad oggi sui dati la questione della disinformazione c'è un bel quantitativo di informazioni, ci ho fatto un paio di tesi su questa storia, perché manco io l'avevo letto tutto, avendo partecipato alla storia. Ma il punto è che, il punto saliente che esce, è che cambiato il business model dell'informazione, cioè il giornalismo, insegue l'hype mediatico. Per inseguire deve fare i titoli urlati. Diminuisce la qualità, perché un giornalista lo pago 5 euro al pezzo, quando va bene, quando lo faccio pubblicare per la gloria. E quello che decresce è la sfiducia verso l'organo giornalistico. Tanto che mi rivolgo a blog. Quello che dice il giornalista è una bufala, è equivalente a quello che dice un'altra persona. La questione di credito perso. Tanto che si nota che il 20% delle informazioni fake, che è tanto 20%, riguarda temi scientifici. Riguarda temi scientifici, e se chiedi perché, alle persone ti rispondono perché manca una specializzazione sul giornalismo specializzato. Manca la formazione. La teoria del tuttologo
non funziona. Ci vuole gente specializzata che trasforma e trasferisca queste, trasformi e trasferisca queste informazioni. Poi c'è un altro problema. La scienza, diciamo l'entourage accademico, è chiuso nella sua torre d'avorio. È chiuso nella sua torre d'avorio nel senso che, nonostante le iniziative Pint of Science, nonostante le iniziative dei Festival della Scienza, quanti sono veramente quelli che vanno in giro, che vanno a raccontare quello che stanno facendo? Per spaventare di meno le persone. Cioè, quando si parla di OGM, è terrore. Perché chi studia gli OGM non va in giro a raccontare quello che succede? Quello che studia, quello che vede. Quello è l'antidoto. Tanto che adesso abbiamo messo un format, pagato da Facebook, l'abbiamo fatti, abbiamo estorto qualche soldo, abbiamo messo su un format divulgativo sulle fake news, dove si fanno vedere che tutti abbiamo i bias, che è difficilissimo interagire, è facilissimo fare una bufala, è facilissimo fare un meme, e speriamo a settembre di fare lo scale up nazionale, insomma, di questo processo di, diciamo, consapevolezza, di presa di consapevolezza del tema. E altro tema sull'interdisciplinarietà. Facciamo un gioco, l'ombrosiano, l'ombroso, no? Cerchiamo di indovinare, facciamo un guess in base ai tratti somatici che tipo di formazione ha la persona. Questa qui, per esempio, che cos'è? Visto gli studi, questo è il team che ha lavorato, parte del team che ha lavorato a tutti i lavori che vi ho raccontato. Ma che tipo di laurea? Sì, che tipo di laurea, che tipo di laurea, dottorato? Sociologia. Ingegneria informatica. Ecco. Stessa cosa. Vero? Sì, infatti. Questo? Fisica. Matematico. Questo? Informatico. Io non lo saprei. Ma perché? Su che base? Così. Non è italiano, è veneto. È un economista. Questo? Fisico, lo conoscete? Antonio Scala. Antonio Scala ha fatto il dottorato, cioè erano compagni di dottorato con Barabasi, cioè erano compagni di... Questa? Fisica. No. Questa è l'informatica, ha fatto il dottorato con me, poverina, ha fatto la finanza. Adesso fa la ricercatrice a Venezia. Vabbè, questa è l'informatica. Questo? Questo lo conosco. Scala. Romano. È un ingegnere gestionale che ha fatto Network Science. E questo qua dietro? È un fisico, studia ottica, fa sistemi ottici, spettrometria, abbiamo fatto tutta una serie di lavori su... Che manca? Mancano psicologi, mancano sociologi, umanisti. Però ve l'ho detto prima, il metodo è facciamo una domanda insieme, strutturiamo la domanda insieme, infatti noi abbiamo articoli con Cornelia Belch, con Sunstein, cioè collaboriamo attivamente con... Poi l'analisi dati la fa chi i dati li utilizza. Viceversa non può essere fatto. Non ho mica capito. La fase di interazione con la parte di sociologia e psicologia esiste per noi, il modello, il paradigma nostro, soltanto nella fase iniziale di strutturazione della domanda. Una volta trovato il dato non posso chiedere a un linguista di fare l'analisi, certo. Per quello siamo di più le persone che fanno i calcoli. Lavoriamo con un sacco di umanisti, non sto dicendo che lunedì vado ad una conferenza sul Lago di Garda dove cerchiamo di studiare insieme fake news nella storia romana, quindi nella tutta la parte epigrafica, quindi c'è un sacco di attenzione sul tema. Ce l'avete? È pieno. Infatti non finirà mai. Insomma, questo è quanto, più o meno. Questa è la storia. Questa è la storia. Io lascerei adesso grande attenzione al dibattito, insomma, perché penso che ci siano un sacco di domande, già ci sono un sacco di domande. Bene ragazzi. Non sei rimini, Chi è che ha una fake news? Io ho una domanda, in realtà. Ho visto negli ultimi paper voi parlate parecchio di contagio linguistico.